i cantanti, non è vero. Io amo questi cantanti, perché per me questi cantanti sono i cantanti napoletani. E io sono fiero di questo, perché sapete, se non c'è più la parola cantanti napoletani, non si può dire più canzone napoletana, siccome la nostra canzone è eterna. La nostra canzone va cantata in tutto il mondo, ma da pochi cantanti napoletani. E noi abbiamo permesso questo per troppo tempo, perché Sergio Bruno, Mario Merola, Renato Carosone ci hanno portato veramente molto lontano. Però purtroppo quando poi facevano cantare le nostre canzoni chiamavano i tenori importanti che c'erano. Invece la canzone napoletana loro mi hanno insegnato, si cantava con 10 lire voce e 100 lire cosa. E io, oltre i 10 lire di voce, io allora, oltre alla voce e il cuore, io ho trovato anche tanti giovani amici che veramente gli voglio molto bene e che mi hanno dato una soddisfazione enorme. Abbiamo fatto un brano insieme che ho scritto a Moretà, ed è veramente, loro l'hanno resa bellissima. Grazie. Maestro, io ho visto tutto il video e voi dite sempre la stessa cosa. Avete ragione, perché comunque oggigiorno si è persa un po' la musica napoletana, ok? Perché ci sono parecchi personaggi che vogliono cantare, non sono cantanti, e quindi a voi va, dà fastidio la parola neomelodici, e ci sta. Potete pure, perché voi siete un maestro, un'icona di Napoli come Mario Mer, poi ci state voi, Gigi D'Alessio, e quindi voi potete permettervi di dire una cosa del genere. Però io, come la penso io, un mio pensiero personale, che voi è una sfida tra voi e cantante neomelodico. Si pure a voi non ve ne fotte, però state sempre angucciati. Non è così, perché su quel palco ci sono grandissimi artisti come Milano Cantone, ho visto Gianluca Capozzi, Andrea Sannino e gli altri, no? Comunque loro sono cantanti bravi e cantano bene, perché si deve dire sa da cicale che. Però quello che voglio dire a voi, ci sono altri artisti neomelodici, cantanti napoletani che cantano napoletani, che sono bravi lo stesso. Perché se vogliamo parlare come Emiliano Cantone, come Gianluca Capozzi, come Andrea Sannino, pure loro vanno a fare matrimonio a Napoli, non è che cambia qualcosa, come Gigi D'Alessio che non fa più matrimonio a Napoli, è diventato internazionale come voi e quant'altro. Però non bisogna giudicare il passato che avete fatto pure voi, perché in Buscudata pure voi siete accanto a coppia di matrimonio, pure voi avete fatto il serenato, è una cosa che avete creato voi. Quindi, il neomelodico non bisogna. Papà, ecco a voi, non dacci proprio questa parola, perché voi siete un esempio per noi giovani. Io vi capisco che oggigiorno è finita la musica, perché ci sono. Però ci sono altri artisti, cioè ci sono parecchi artisti, non faccio nome per correttezza, che fanno numeri, che sui social, su YouTube, su Spotify, fanno numeri megalomani, cioè sono forti. È puro nord se sei sennero, non solo a Napoli, quindi dovete essere fiero, no? Discriminare la musica non melodica come fate sempre, che date sempre sta parola ogni tanto, maestro, perché pure voi l'avete fatto, che poi siete arrivati all'apice, logicamente, come ogni artista spera di fare. Ma non ci dimentichiamo che gli artisti, sia i maschi, sia i femmini, pure come non melodica, ne mettiamo in da mischi, ma sanno fare cantando e cantano bene, maestro. Il resto, perdonatemi, quando dica la Camilla Giarici, maestro, perdonatemi, io voglio bene.